cari amici di Gorlago e altri amici che hanno contribuito al progetto delle capre per il Cosbel in Uganda. Sono padre Giuseppe Franzelli, vescovo di Lira, missionario comboniano, che ho rivolto un anno fa un appello a Cuore Amico perché potessero sostenere un'iniziativa che è nata alcuni anni fa, iniziata da una suora comboniana e che poi è continuata attraverso parecchie difficoltà e continua tuttora, non su grande scala, ma in modo particolare. Si tratta di un gruppo di persone ristretto che si prende a cuore gli ammalati di AIDS, AIDS, che nella diocesi di Lira, tra la popolazione Lango del Nord Uganda, sono tantissimi, sia per la diffusione di questa epidemia, no? La diffusione, diciamo così, naturale, sia per la guerra, guerriglia che ha imperversato per oltre 20 anni e che ha causato appunto distruzioni, violenze, anche violenze sessuali, che hanno aumentato la diffusione di questa terribile malattia. E il governo e anche noi come missionari, attraverso i nostri ospedali, eccetera, stiamo cercando di dare una mano. Ma questo gruppo è un po' particolare, perché, ripeto, si tratta non di dare medicine che vengono già fornite, sia pure con una certa mancanza di continuità, purtroppo, nelle unità sanitarie, ma un altro tipo di sostegno morale, innanzitutto, a gente che per questa malattia si sente un po' come messa da parte e c'è una specie di stigma che li squalifica, li fa sentire gente come che non vale più, gente che deve morire, capito? Per cui anche psicologicamente si trovano di fronte a molte sfide, non solo dal punto di vista sanitario, salute che non c'è, l'immunità che è calata, per cui si beccano tutte le malattie, eccetera, ma anche nella società e addirittura a volte nella famiglia vengono un po' come lasciati da parte, isolati, perché tanto devono morire. E allora, per ridare un senso alla vita di queste persone, far loro sperimentare che sono importanti, che di fronte a Dio sono loro figli e figlie e valgono, ecco, ci prendiamo cura di loro con un gruppetto di persone, catechisti, laici, consiglieri, e aperto a tutti. È un'iniziativa della Chiesa Cattolica, ma è aperta a tutti. E una delle consigliere che ha assistito per anni ed è tuttora lì, tra l'altro, è una donna musulmana, Kalsum, perché appunto non discriminiamo, la cosa è aperta a tutti. Abbiamo un piccolo centro, si tratta di due containers che abbiamo dipinto, in cui si mettono alcune cose, e poi uno spazio in cui vengono queste persone, possono incontrare questa gente che fa un po' di counseling, che li ascolta le loro storie, perché di questo hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, e vengono anche aiutati a vivere in modo più positivo questa loro situazione. E poi una volta al mese praticamente c'è questo incontro, lo chiamano il club day, incontro a cui vengono, mentre durante la settimana vengono singolarmente, eccetera, una volta al mese c'è questo raduno in cui vengono, sono soprattutto donne che hanno contratto l'AIDS spesso come frutto di violenza da parte dei militari durante la ribellione, eccetera, e che hanno perso poi magari il marito, ucciso durante la guerra, oppure morto anche lui di AIDS, che sono rimaste molto spesso con bambini, ai quali purtroppo spesso trasmettono anche la malattia, e però devono cercare di mantenerli, insomma. E vengono, si mettono insieme, condividono le loro storie, vengono aiutati, c'è un momento di preghiera, una preghiera che è aperta, noi siamo cattolici, ma è aperta a tutti, e vengono aiutati
per cui ripartono un po' carichi, ricaricati, ecco, con una maggiore forza di volontà e speranza nell'affrontare le loro sfide. Però oltre a questo ci siamo chiesti cosa possiamo fare di più. E allora, perché beh, quando vengono, ecco, gli si è dato un po' di tè, cioè c'è qualcosina da mangiare, eccetera. E allora è nata questa iniziativa di accompagnarli a casa, dove vivono, la loro realtà di ogni giorno, con un qualcosa che potesse aiutarli. Abbiamo pensato a questo progetto delle capre, no? Di dare ad ogni persona o famiglia, un nucleo, in genere non sono famiglie intere, c'è sempre qualcuno che è morto, eccetera, è una capra. Le scegliamo, cerchiamo di comprarle abbastanza buone, insomma, e poi c'è una cerimonia in genere a cui partecipano, sono i che le distribuiscono, e ciascuno di loro va a casa con questa capra, si firma una specie di accordo, di contratto, diciamo così, in cui loro si impegnano a innanzitutto a non mangiarsi la capra, perché la tentazione è grossa, perché soprattutto magari c'è un funerale, c'è una festa e cosa, e la cosa immediata, oppure occorrono soldi per qualcosa e c'è ammazzare la capra, vendere la capra, quindi si impegnano a mantenere la capra. Facciamo dei piccoli corsi anche perché qualcuno ha per come fare, no? Ad allevare le capre, e si impegnano che quando la capra partorisce, e dopo un anno, allora loro ridanno una capra al centro, a questa associazione che si chiama Coswell, una comunità che vuole vivere una vita migliore, no? E in modo che possa essere data ad un'altra famiglia, a un altro malato, malata, eccetera. È un po' una sfida, e devo dire che finora però ha funzionato, perché sono pochissimi i casi di defaianza in cui la capra è morta, oppure qualcuno invece, cioè la tentazione è stata troppo grande, è morto qualcuno, hanno dovuto dare da mangiare agli altri, eccetera. Quindi siamo contenti, sta funzionando, soprattutto quando la gente viene, diciamo così, animata e preparata a questo. E in questo modo è questo che ha fatto e farà e fanno le offerte che diamo, anche questa attraverso il progetto di Cuore Amico. Io ho qui delle storie di successo, cioè scritte da chi ha già è stato beneficato da questa iniziativa, che ripetiamo ogni anno. Chiaramente i soldi che sono stati erogati, le offerte di voi, del gruppo Amici di Gorlago, oppure di altre persone che sono stati inviati in maggio, li abbiamo, ci stiamo organizzando per la distribuzione di un altro gruppo di capre. L'ultima volta erano 80, di cui, per dire, ne abbiamo 30 nuove, comprate nuove, e 50 comprate nuove e 30 di quelle già ritornate, figlie. E lo faremo di nuovo adesso, fra un paio di mesi, nel mese di dicembre, prima di Natale. Ecco. Per cui ci sono storie qui di gente che ha ricevuto il beneficio di questo dono, e racconto come una cosa così semplice può veramente fare la differenza nella loro vita. Innanzitutto la differenza succede quando la gente riesce a uscire dal proprio isolamento, e attraverso magari un amico che ha parlato loro di questa associazione Coswell, vengono a vedere, eccetera, e poi restano, e questo li aiuta a farsi a sentirsi meno soli e motivati a continuare, perché vedono ma anche gli altri sono malati, magari c'è qualcuno che è più malato di me, però continua, invece sta lì a lasciarsi morire, no? Ecco, vivere in modo positivo questa situazione. Ecco, e poi è appunto la gioia, la sorpresa, diciamo, di questa iniziativa. E allora qui dicono, varie gente, ho ricevuto questa capra, non sapevo che questa capra sarebbe stata fonte di gioia e di pace a casa mia. In questo caso, questa Angon Mary è stata anche fortunata. La capra poi, quando ha partorito, ha partorito 3 capretti. E dice, io ne ho restituito uno,
che potesse essere dato a un altro malato, no? E poi avanti, e queste altre si sono moltiplicate, e adesso questa ha avuto la capra nel 2015, quindi 3 anni fa, e adesso ho 4 capre come risultato delle cose, e ne ho venduto una di quelle nuove, no? Per comprare medicinali, la Septrin, perché non c'era la Septrin è medicina per l'AIDS, viene data dal governo, però spesso, come in questo caso, non c'era più, e allora bisogna andare a comprarla da queste cose private, no? Per il resto, adesso io mi compro altre cose, una capra ha fatto la differenza, ha cambiato lo stile e la qualità della mia vita. Così anche altri, qui ci sono storie che potete leggere, se vi verranno inviate. Mi dispiace, io sono stato molto molto occupato, sono in inglese e non ho potuto tradurle o riassumerle, vedete voi, ma è segno, ecco, che questo gesto, che a noi può sembrare che è strano, cioè qui aiutare la gente, cioè una capra data a una famiglia o a una donna che magari è lì adesso malata, lei con 4-5 orfani eccetera, veramente può fare la differenza. E allora io vorrei ringraziare voi, agli amici di Gorlago, e anche chi ha contribuito a questa iniziativa che continua e che ripetiamo ogni anno, perché ecco, avete dato il sorriso, una speranza, una ragione in più per vivere a questi nostri fratelli e sorelle che sono ugualmente come noi figli di Dio.